Con Silvio Barbero, vicepresidente dell'Università di Scienze Gastronomiche. Allora, è da poco terminata questa presentazione di IOESC Itinerari Esplorativi, un evento del quale voi siete, insomma, patrocinanti. Allora, due parole sull'iniziativa. Sì, l'iniziativa è molto interessante. Noi abbiamo subito sollecitato il Comune a sviluppare questa iniziativa per due motivi fondamentali. Il primo, usciamo da un periodo di pandemia che ha creato molti problemi dal punto di vista dell'aumento dell'obesità, soprattutto nei giovani. I dati confermano un aumento del 2-3% dell'obesità per quanto riguarda i giovani, quindi bisognava intervenire e dare un segnale per invitare i giovani a muoversi, a uscire. Il movimento è importante, il movimento è socialità, il movimento è salute, il movimento è benessere. Ovviamente a questo abbiamo anche legato, proprio come università, il tema di una sana alimentazione. Movimento e sana alimentazione, l'ho detto anche nella presentazione, sono le medicine per stare bene. Noi dobbiamo far sì che questo sia il modo per stili di vita che siano stili di vita che prevengono tutte le malattie che oggi sono quelle più importanti, soprattutto nei giovani, l'obesità, il diabete, i problemi cardiovascolari. Quindi uscire per curarsi, uscire per prevenire, uscire per socializzare con gli altri. Ultimo elemento importantissimo, noi abbiamo sviluppato assieme al Comune l'idea di portare i bambini nei boschi. Il rispetto della natura, il contatto con la natura è utile, è un elemento formativo. Forma i cittadini del futuro che rispetteranno il verde, rispetteranno la natura, che non vivranno soltanto in mezzo al cemento. Allora, queste sono passeggiate nella natura per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni in questo periodo estivo. Ovviamente importantissimo, è rivolto a loro, però tutto ciò è anche un monito, tra virgolette, per mamma e papà. Ah beh, questo assolutamente. Io ho scherzando, ho detto ai ragazzi, andate a casa e diventate voi educatori dei vostri genitori. Portate ai vostri genitori questa sensibilità, portate ai vostri genitori il fatto di alimentarsi in modo sano, portate ai vostri genitori a capire che muoversi, che camminare è importante. E quindi io credo che anche questo noi. È anche un investimento sulle giovani generazioni. Più i giovani avranno sensibilità su questi temi e la trasferiranno agli adulti, più noi potremo pensare di avere una società un pochino più equilibrata rispetto a quella che abbiamo adesso.